Brever per Delgado, 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 palla dentro, in qualche modo Greco riesce a chiudere su De Brever che stava per arrivare, Torner dentro per Mendes, Jordi gol, sono 34 in stagione, l'assist immancabile di Eric Torner dalla destra, è arrivato come un treno. Danna adesso dietro per Torner, prende convinzione la squadra di Bresciani dopo il vantaggio del solito immancabile Jordi Mendes, che qua raccoglie palla, serve Danna, traversa, palla dentro, la mette poi ancora Jordi Mendes, il raddoppio. Forse tra l'altro la pallina era già anche entrata. Rosso, Mendez dentro per Greco, c'è spazio Greco, la respinta Geflot nell'angolo, va via bene a Greco, Geflot, Grimaldo. Siamo entrati nell'ultimo minuto, 45 secondi al termine del primo tempo, ancora Greco che cerca Barbieri, palla sul palo dalla quale esce però vincitore Mendez, che poi lancia Greco solo davanti a Bento subito. E intanto arriva il fischio di Carmazzi. Parte subito De Brever, palla che sporca la traversa e poi si infila in rete. E allora 2-1, il La Vendée accorcia le distanze. Arretrata, bravo Mendez qua a recuperare pallina pulita, a servire Torner, la virata di Torner. Torner gioca che... male palla La Vendée, Greco, Greco, ancora Greco! E stavolta la mette in porta Alberto Greco. Sull'assist di Jordi Mendez, alla meglio il difensore francese, poi De Brever chiuso in mezzo a due, arriva il fischio di Ferrari, al centro il capitano francese, stavolta prova ad andare sotto a Grimalt che respinge, fotocopia di Geflot che termina fuori, La Vendée ancora scoperto, Mendez, 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 arriva in area, mette in porta, ma Ferraro ha fischiato un attimo prima. Mendez, la respinta di Bento, Conto riesce a servire Torner, poi palla geniale per Mendez, palo pieno. Importante naturalmente in tanto Danna recupera pallina, Torner, arriva Mendez, Torner però spazio, Torner dentro per Jordi Mendez, solo, porta vuota, non può sbagliare, non può sbagliare mai, Jordi gol. Perché... perde il tempo, occhio ancora Mendez, palo schiena, Grimalt si lotta, adesso un po' di confusione in pista, arriva poi il tuffo di De Brever sul contatto con Antonioni, conclusione diretta, lo fa e la spara alta oltre la traversa, si resta 4-1 e il Lodi che ha quest'ultima pallina con Cervi che se la porta a spasso e lascia che suoni la sirena per certificare il successo dei campioni d'Italia.